La meditazione, un momento nel quale la mente si ferma, concilia con se stessa ed inizia un cammino introspettivo. Inizia a rivolgersi su se stessa, a guardare dentro se stessa, a osservarsi, a cercare di capirsi, a raggiungere nuove profondità. La mente inizia ad andare oltre se stessa, si sperimenta ciò che gli antichi maestri buddisti e taoisti definivano la non mente. La mente, cioè, acquisisce quella quiete, quel profondo silenzio che sta dietro ogni parola, quella immobilità che sta dietro ogni azione, quella staticità che sta dietro ogni dinamismo, perché non può esserci suono senza silenzio, pensiero senza assenza di pensiero, coscienza senza incoscienza, consapevolezza senza inconsapevolezza. Allora, la meditazione è andare oltre la dualità di pensare e non pensare, coscienza e incoscienza, rumore e silenzio, e permette di fusionare il soggetto, colui che esperisce, con l'oggetto, la cosa che è obiettivo della nostra esperienza. Quando l'esperienza e l'esperire vengono a cessare, il soggetto si fonde con l'oggetto della sua esperienza. E allora lì rimane soltanto l'esperire come una forma non manifestabile di sensazione mentale. Già si è raggiunto la pace. Già si è andati oltre l'esprimibile. Già si tratta di entrare in contatto con tutte quelle forze che esperienzano, che danno un dinamismo alla nostra esperienza, e si tratta di andare oltre ogni dualità. Quindi ogni tecnica meditativa e in senso lato religiosa che ci hanno dato le più grandi tradizioni buddiste, cristiane, taoiste, indù, sono soltanto degli strumenti per raggiungere lo stato meditativo. Sovente la gente si confonde, crede di praticare la meditazione, ma sta praticando tecniche meditative, recitare il rosario, recitare mantra, contemplare la natura, anche l'arte nei musei, contemplare icone, simboli religiosi, praticare lo yoga, uno sport, il Tai Chi Chuan, le arti marziali, lo stare semplicemente seduti, il concentrarsi sulla respirazione. Ci sono mille, mille stratagemmi per pervenire a uno stato di profonda contemplazione, a uno stato meditativo. Ma non sono in sé
la meditazione o la contemplazione. Sono solo degli stratagemmi, delle strategie che nel corso dei millenni si sono elaborati, come per esempio i mantra, i mandala, gli yantra, le immagini iconografiche. Non sono in sé la meditazione, ma sono delle tecniche per accedere a uno stato meditativo, delle tecniche per accedere alla trance, allo stato d'estasi della coscienza, lo stato nel quale la mente va oltre se stessa, si riesce ad andare al di là della razionalità che ci tiene vincolati a questo mondo limitato dal tempo e dallo spazio. Infatti, un istante meditativo si consuma in un'eternità se paragonato a un istante inclausurato in questo universo. Colui il quale riesce a pervenire a un vero stato meditativo, perde la nozione del tempo e perde la nozione del sé, perché ormai non più vincolato con il mondo, non ha più punti di paragone col mondo esterno e quindi in quell'istante cessa di essere schiavo delle sue limitazioni, limitazioni razionali, concettuali, non verbalizza più, non è schiavo del suo continuo interloquire interno, del suo continuo monologo interiore, del suo continuo soliloquio. Non che tutto questo sia sbagliato, per vivere nel mondo bisogna avere una personalità, bisogna avere un senso critico, bisogna pensare in modo razionale, ma ogni tanto prendersi una pausa, far riposare la mente, trascendere, evadere dalla quotidianità, c'ha una sua utilità, soprattutto in questi tempi di Covid-19, di quarantena, di isolamento, di distanziamento sociale. La meditazione viene a darci una pausa di riflessione. La meditazione è un qualche cosa che viene a toglierci dalle prigioni del condizionato, aprendo, spalancando i cancelli sensoriali della nostra mente, trasportandoci in un'altra realtà. È un po' come internet, ma molto molto meglio, perché è il nostro internet. E la nostra connessione web con la nostra coscienza più profonda, il nostro deep web nella nostra coscienza. Possiamo fare quindi dei viaggi regressivi per comprendere i simboli non verbali della nostra esistenza passata, non in altre vite, ma in questa stessa vita. Tutte le nostre esperienze ci sovvengono nello stato meditativo come dei simboli, come delle allegorie che noi dobbiamo interpretare, che noi stessi, rivivendole, dobbiamo interpretarle. Naturalmente c'è anche un'altra forma di meditare, quella razionale, e lo possiamo fare accedendovi attraverso la lettura dei libri. Perché leggere è anche una forma di meditare, più condizionata della meditazione alla quale tutti noi siamo abituati a pensare, quella di tipo indù o buddista o taoista, seduti nel silenzio, magari in una sedia se non si riesce a gambe incrociate per questioni di salute o di contestura fisica, magari bruciando dell'incenso, magari no, nella penombra, ma anche in giardino a mezzogiorno, ma anche leggere
o contemplare la natura aiutano e soprattutto aiuta a leggere, perché allenando il cervello nella lettura gli si dà la possibilità di elaborare meglio i propri pensieri, anche se non si impiegheranno gli elementi della lettura stessa. Non importa, un cervello che legge è un cervello plastico, un cervello che sa elaborare meglio gli impulsi e gli stimoli esterni, che ha più materiale per costruire le proprie riflessioni, anche su tematiche distinte da quella della lettura. Un cervello che non legge è un cervello povero, arido. Guai a voi se non leggete molti libri di temi diversi. Guai a voi se non lo farete, perché ne perderete in salute mentale e poi dovete sapere che quelli che leggono un solo libro o che non ne leggono affatto sono quelli che vanno più soggetti ad essere vittime del fanatismo, dell'odio e dell'estremismo. Quindi guai a voi se non leggete in modo alcuno. L'importanza della meditazione, veramente, come se ne potrà spiegare i suoi benefici a chi non l'ha mai ricercata e a chi non l'ha mai coltivata. E quindi io vi invito, se siete arrivati a questo punto del programma, a coltivare la meditazione. Scusate, ma si vede che io sto troppo calmo oggi. Comunque non mi va di tagliare questo brano per correggerlo. Oggi è andata in onda sul mio canale principale, Santen Chan, una premiere che avevo precedentemente programmato. Iscrivetevi a tutte le altre mie premiere che stanno per andare in onda ed iscrivetevi al canale. Questo è quello principale che troverete nella descrizione di questo canale. E niente, mi era venuto in mente questo argomento. Ogni tanto ho fatto dei video parlandovi della meditazione. E in un momento che stavo meditando mi è venuta questa impressione che ha dato vita a questa traccia, a questo podcast, che io poi condividerò con tutte e tutti voi. Sono molto contento che mi seguiate. Quindi che dire? La meditazione è una delle più grandi conquiste dell'umanità. Permette di riequilibrare la mente, permette di riequilibrare l'esistenza intera. E non bisogna essere dei credenti, dei religiosi per meditare, così come non bisogna essere dei religiosi per praticare lo yoga. Tutti possono accedere a uno stato contemplativo e meditativo per allenare la propria mente ed il proprio cervello, così come tutti possono leggere qualsiasi libro, e qualsiasi libro può servire ad addestrare la propria mente ed il proprio cervello. Ricordatevi che in questi tempi di quarantena, in questi tempi di isolamento, occorre riconquistare un più profondo e grande equilibrio mentale per non cadere facili vittime dello sconforto, della disorientazione, dell'affanno. Allora forza e coraggio e meditiamo tutti, in modo da essere più ponderati ed evitare inutili rischi in questi tragici frangenti. Meditiamo, orsù, meditiamo, come diceva Renzo Arbore. Meditiamo per superare questa grave crisi del Covid-19. Un abbraccio dal vostro Santen Chan. Ciao.